Noi come Fondazione Tobino ci occupiamo di una serie di progetti sia a carattere letterario ma anche diciamo, di storia della psichiatria e tra questi abbiamo iniziato un progetto interessante che speriamo entro la fine dell'anno comunque in alcuni casi anche dei malati. Per cui c'è veramente uno spaccato di un periodo di quello che ha vissuto qui il manicomio. Un'altra delle attività che facciamo ormai è la 13ª edizione, l'attività con le scuole, facciamo un premio appunto Mario Tobino che portiamo avanti appunto fin dall'inizio della costituzione della fondazione. E anche lì cerchiamo appunto con i ragazzi sia dalle elementari, medie e superiori di portare avanti appunto per le elementari e le medie diamo un tema che loro sviluppano durante l'anno e alla fine viene data una premiazione. Con i ragazzi delle scuole superiori, nel segno diciamo di Tobino, facciamo proprio un corso vero e proprio di scrittura creativa. Psichiatrico era un monastero, qui era il monastero di Santa Maria di canonici regolari di Fregionaia e nasce i primi diciamo eremiti scelgono questo posto già dal 560 e con un primo gruppo appunto di capanne che poi si svilupperà soprattutto intorno al 1100 avrà un primo sviluppo e poi successivamente anche nel 1250 per arrivare Eliamo, qui attendo gloria e morte. Di qui parto per le vacanze. Qui, fino a questo momento, io sono ritornato. Ed il mio desiderio è quello di fare di ogni grano di questo territorio un tranquillo, ordinato, universale parlare. Che cosa significa essere matti? Perché si è matti? Una malattia della quale non si sa l'origine né il meccanismo, né perché finisce o perché continua. E questa malattia, che non si sa se è una malattia, la nostra superbia l'ha denominata io desidero soltanto riferire per come posso i moti di un cuore, le passioni, il carattere, o che so io, accennare all'impasto di un uomo. Molto probabilmente lì vi era un'altra frontiera, non c'è più strada.
improvvisamente mi viene in mente di quella suora. Lo stesso suo vestito. Era una suora pazza, ma nel suo volto c'era un'espressione di santità. Chiede al distinto di iniziare, dopo va bene. Due parole sui chiostri. Questi sono i chiostri del monastero. Era una bimba nata un po' con il tipo nanetta, insomma, con l'imitazione, è diventato un po' il riferimento, diciamo così, delle parti, non solo delle parti. E da quella via lì, un giorno passato, diciamo, vado da Lutto, due treni passarono su quelli. Quando lui spariva dalla casa, lo venivano a cercare qui perché lì era chiuso, ma lui si prendeva il mezzo pubblico e veniva, perché qui era la sua casa, era la sua.
aveva l'aspetto, il volto bianco di una medusa. Il volto da attrice tragica che con serenità e ineluttabilmente era costretta a seguire, a comportarsi così. Quando non si sentiva compresa, si sospendeva in un'espressione di meraviglia. Aveva un che di marino. Come se a una sirena qualcuno dicesse: non sei bella. E allora lei si volta a guardare chi ha pronunciato tali parole. I suoi grandi occhi neri lucettero quel giorno come una nera pietra preziosa gettata nelle acque di un limpido fiume. E lei la pelle. È una vecchia sempre.
i suoi occhi. Un lago. La Varesca. No, la Soldana. La Soldana. Esiste per caso una sublime felicità che noi chiamiamo patologica e superbamente rifiutiamo? Grazie. Grazie.